Che ancora attanagliano il calcio ginevrino, c'è una certezza: allo Stade Genève non passa nessuno. Il perché lo capisce svelto il Chiasso Carques. Nel finale, però, Russo deve superarsi in due occasioni per salvare la porta dei rossoblù. E da allora, alla fine, si può ben dire che l'1-1 sia un risultato giusto. Meneur de jeu della formazione vallesana, poi ancora Bühler che si presenta minaccioso all'ingresso dell'area di rigore del rossoblù, scambia con Regazzoni, il quale finta rossa, e guardate la grande parata di Russo, e poi c'è una successiva conclusione. Chiasso in vantaggio per 1-0. Riprendiamo con questa prima minaccia su palla ferma di Obradovic, grande parata di Russo, ancora di Zenzo, ispiratore Obradovic, salvo. E qui siamo già a un calcio di punizione battuto ancora da Di Zenzo per il Sion, la respinta di Russo oltre il fondo in calcio d'angolo. Russo è stato il grande protagonista soprattutto nel secondo tempo, angolo battuto da Obradovic, ancora il portiere del Chiasso che a pugni uniti respinge, è un assedio dei valesani che cercano il punto del pareggio. Scagliic, ancora Scagliic, butta in mezzo Russo, Imperiale riesce ad abbrancare il pallone anticipando Aujeta, poi c'è azione di contrattacco del Chiasso. Un rigore che potrebbe cambiare totalmente volto alla partita. Naturalmente inutili le proteste dei giocatori cremaschi. Jacopino contro Russo, 23° minuto. Attenzione, momento fondamentale. La rincorsa di Jacopino e la parata di Russo. La parata di Russo che rende vana, che rende vana. Si fa vedere Stefano sulla sinistra, ha spazio. Stefano deve guardarsi, vedete come se ne va Stefano, poi buono il dribbling, in mezzo il pallone, attenzione, Ferrario! Ferrario ribattuto, occasionissima! Buona la conversazione, c'è pure la mano, la campo davanti a sé, la combina male, la serve a Stefano che è libero davanti al portiere. Calcio in profondità per Ferrario, la palla è buona, Ferrario non è in contropiede, prova Ferrario dalla distanza, che tiro! E che parata di super calo Ferrario dai 25 metri, non ci ha pensato un istante. Peccato per questa, per l'ingenuità con cui la rete guarda bianco-rossa, che ha lasciato un uomo praticamente all'altezza della linea di fondo, permesso di restare in gioco nella zona della partita di D'Alè. Ora Ferrario che gestisce questa palla, palla di Vai! Ferrario dentro per Russo! Uno spavento però per i fans del Chiasso, la partita contro il Bomes. Gilardi cerca Russo dalla lunga distanza, ma i riflessi del portiere rossoblù sono pari di El Emoura. Nella ripresa, grandissima la parata di Russo sulla conclusione di Gomes, anche in questo caso la palla viene mancata da molto, una palla molto. Perché Russo in chiusura di tempo salva ancora alla grande su Nuzzolo. Ecco il numero 14 che si libera. È straordinario l'intervento in calcio d'angolo del portiere italiano del Chiasso. E poi ancora Douglas, si vede la palla ribattuta in contro. E poi attenzione alla grande parata di Russo sulla conclusione di Leonard Tur. C'è stata una sovrapposizione di Tur, hanno chiesto il fuorigioco i Bamba, che è servito Kanté, autore dell'1-1 per Bühler. Alla conclusione Russo, bravissimo. È completamente fuori. Pericolosissimo il colpo di testa di Bullo, c'è la grande parata di Russo sul calcio d'angolo battuto da Toma. È il miglior momento per il Locarno e si registra al 33° minuto. Ancora il colpo di testa liberissimo, qui un grosso errore di piazzamento della difesa del Chiasso e quindi si salva il portiere. Il primo tempo si conclude sullo 0-0. Risultato in definitiva giusto. Nel secondo tempo la partita si fa più intensa, il ritmo aumenta, si inizia con un colpo di scena, Gigantelli al terzo minuto, il cross, Sandrinelli, un errore, il colpo di testa, si salva il portiere con una grande impresa, rivediamo il rallentatore, poteva essere autorete, ecco ancora Sandrinelli, clamoroso, ma assiste all'attacco avversario, il tocco in profondità e il portiere esce molto bene su Recchioni. Poi c'era anche uno con Toma, il centro insidiosissimo.
para Rus e poi c'è anche il palo, una grande azione con Toma che è andato al cross con Santillo e con Ciana, si reclama anche un tocco di mano cross e c'è un colpo di testa abbastanza comodo per Russo. Il colpo di testa che è stato effettuato da Arnold che era appena entrato, poi tutti all'attacco, ancora una volta pericolosissimo il Locarno con Ciana e poi c'è un altro tentativo di Mangiarati, non c'è proprio nulla da fare, la partita è destinata a finire con il chiasso in vantaggio per 1-0. Se ne va Gelson, tenta la soluzione dai 20 metri e c'è la risposta di Russo, il portiere del chiasso. Vanno un po' a vuoto quelli del chiasso, Gelson, prodezza di Russo, altra palla respinta e fuori la conclusione che entra in possesso di palla in modo un po' fortunoso, cerca di mettere al centro Gelson, la parata, la più importante del secondo tempo sul primo palo di Russo, portiere del chiasso. Rafael cerca di andarsene, ma c'è fallo in danno di Maggetti. Ancora un calcio di posizione in favore del Bellinzona, si rianima la tifoseria granata, guardate il tiro sul primo palo di traversa e poi conclusione che finisce sul palo da parte di Mira e la palla definitivamente fuori. Incredibile, il Bellinzona ha un soffio dal gol del 2-1, da prima il palo e poi il montante dall'altra parte hanno negato ai granata la soddisfazione di andare in vantaggio. Rivediamo quel che è successo. C'è questa azione di sfondamento di Iano, la palla è ributtata dalla traversa, cerca di coordinarsi Mira ed è Russo che devia sul montante di sinistra. Altra prodezza quindi del portiere del chiasso da parte di Raso, la risposta di Russo, Maggetti, ancora il portiere del chiasso che si supera e poi c'è la conclusione alta sul fondo.